Vi leggo la composizione del governo. Innanzitutto i ministri senza portafoglio. Federico D'Incà, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento. Paola Pisano, alla quale sarà conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Fabiana Dadone, alla quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. Francesco Boccia, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie. Giuseppe Provenzano, al quale sarà conferito l'incarico per il Sud. Vincenzo Spadafora, al quale sarà conferito l'incarico per le politiche giovanili e lo sport. Elena Bonetti, alla quale sarà conferito l'incarico per le pari opportunità e la famiglia. Enzo Amendola, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari europei. Poi ancora sarò affiancato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese, dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, dal ministro della difesa Lorenzo Guerini, dal ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La competenza in materia di turismo sarà invece attribuita al ministro per i beni e le attività culturali, Teresa Bellanova. Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa. Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti, Paola De Micheli. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. Ministro per i Beni e le Attività Culturali, al quale sarà attribuita la competenza in materia di turismo, Dario Franceschini. Ministro della Salute, Roberto Speranza. Proporrò alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di segretario del Consiglio medesimo, Riccardo Fraccaro. Forti di un programma che guarda al futuro, dedicheremo con questa squadra le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione a rendere l'Italia migliore nell'interesse di tutti i cittadini, da nord a sud. Grazie. Il nuovo governo, nato dall'alleanza fra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi Uguali, ha prestato giuramento questa mattina davanti al Capo dello Stato. A fianco del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, però, non ci sarà nemmeno un ligure, salvo non cambi qualche cosa in occasione delle prossime nomine dei sottosegretari. Si era parlato della possibilità di un dicastero per l'ex ministro Andrea Orlando, ma come lui stesso ha evidenziato, tale scelta non sarebbe stata in linea con la volontà di prediligere per lo più volti nuovi. Ora comincia la corsa alle poltrone dei sottosegretariati e il nome che pare sia in pole position, forse per i trasporti, è quello della parlamentare Raffaella Paita del PD, che a quel punto avrebbe il compito, a inizio legislatura in mano al leghista Edoardo Rixi, di garantire un futuro per le opere viarie fondamentali per la Liguria, a cominciare dalla Gronda di Genova, messa però in discussione dal Movimento 5 Stelle. Visto che siamo all'inizio dell'autunno, dove ci sono molte cose da fare e che non vi annoio, che andranno avanti nelle prossime settimane, come sapete, gli investimenti legati alla protezione civile, il tema della sanità con alcuni nodi da sciogliere, importante il nuovo piano degli investimenti, insomma, su questo poi ne parleremo via via.
abbiamo aperto un ragionamento che già prima dell'estate abbiamo fatto insieme su la possibile riforma della legge elettorale anche in questa regione, e riteniamo, credo, tutti che sarebbe opportuno, anche come segnale di trasparenza e di coinvolgimento degli elettori, abolire ogni tipo di lista bloccata, nel caso di specie il listino. Ovviamente io concordo come governatore, il segretario della Lega vi dirà, sono certo sia d'accordo, poi ci confronteremo anche con le altre forze della maggioranza, però in generale mi pare che le proposte di modifica della legge arrivate in Consiglio regionale vadano tutte in questa direzione. Quindi nelle prossime settimane convocheremo un vertice di maggioranza per poi dare incarico alla prima commissione di trovare una sintesi. Poi, ahi noi, ci è piombato pure il nuovo governo tra capo e collo, e quindi come dire, abbiamo fatto alcune riflessioni che sono sin banali, insomma, mi sembra che sia al di là della maggioranza politica totalmente disomogenea che lo sostiene, alcune cose sono abbastanza significative. La scelta del ministro degli interni dopo l'era del ministro Salvini, di un prefetto che è sempre stato, diciamo, dal punto di vista della politica degli SPRAR e dell'accoglienza diffusa, molto favorevole, penso che segni una discontinuità preoccupante. Per quanto riguarda i 5 Stelle al Dicastero degli Esteri, qualche preoccupazione dopo il Venezuela e alcune prese di posizione di questi mesi che francamente hanno sconcertato un po' tutti, è un'altra preoccupazione. Il nuovo ministro delle istruzioni, io lo ricordo solamente per la tassa sulle merendine a scuola, se non vado errato, era la cosa per cui si è discusso ultimamente. Quindi, insomma, non mi pare un buon giorno, poi buon lavoro e in bocca al lupo. Per quanto ci riguarda, tutte le perplessità che c'erano prima, i nomi dei ministri, diciamo che non l'hanno cancellato. Beh, meglio di Toninelli, credo che sia una partita francamente, non so come dire, credo che molte persone avrebbero fatto meglio di Toninelli, possiamo contare sulla punta delle mani gli italiani che forse avrebbero fatto peggio. Dopodiché vedremo cosa farà il Partito Democratico, che dopo aver bloccato per anni e dato ospitalità elettorale al peggior ambientalismo di questo paese, a tutte le sindrome NIMBY esistenti sull'orbe terracque, oggi si erge a paladino delle infrastrutture dopo averle bloccate anche in questa regione, in questa città, per almeno un decennio di inconcludenti dibattiti, si troverà ad avere le difficoltà di un alleato che su molte di quelle infrastrutture non condivide. Quindi vedremo cosa riuscirà a fare. Mi auguriamo in bocca al lupo, ma temo che abbia un cammino molto in salita. In alcune zone della Liguria è già cominciata la vendemmia e i dati relativi all'export confermano l'ottima qualità dei vini liguri. Lo evidenzia la Coldiretti, sottolineando che la produzione 2019 vedrà quasi 2 bottiglie su 3 di vini DOC o IGP e sosterrà l'export regionale cresciuto del 13% nel 2018 rispetto all'anno precedente, dando il suo contributo al record storico delle esportazioni di vino Made in Italy, che a livello nazionale hanno fatto registrare un aumento nei primi 5 mesi del 2019 del 5,4%. Per un valore di oltre 6 miliardi di euro, confermandosi la prima voce dell'export agroalimentare nazionale. Per Coldiretti la produzione di vini in Liguria potrebbe subire una leggera diminuzione quantitativa, circa del 10%, a causa dell'andamento climatico della primavera estate, ma nonostante ciò, a giudicare dei grappoli presenti per pianta, la qualità si conferma ottima. Molto comunque dipenderà dall'andamento climatico del resto del mese di settembre e di quello di ottobre. Il vino ligure, affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, è cresciuto scommettendo sulla sua identità, fatta di una tradizione millenaria che i nostri imprenditori custodiscono gelosamente. La coltivazione della vite nella nostra regione viene condotta grazie ai tipici terrazzamenti su circa 2.000 ettari di terreno, nei quali si producono vini che vantano il fregio di ben 8 DOC e 4 IGT.
Anche quest'anno, in occasione del raduno delle vere d'epoca, la Capitaneria di Porto Guardia Costiera sarà in prima linea in mare e in banchina, oltre a essere protagonisti dell'alzabandiera d'inizio manifestazione, della Maina Bandiera che ne decreterà la conclusione, i marinai saranno a disposizione del pubblico in uno stand nel quale si potranno tenere informazioni su tutti i servizi legati al mare, a cominciare dal rilascio delle patenti nautiche e agli arruolamenti. Tutti i giorni dell'evento, dalle 17 alle 19, sarà possibile visitare le unità militari, tra cui la motovedetta classe 800, cosiddetta ogni tempo, in quanto in grado di intervenire in soccorso anche con condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Domani alle 18 in Calatanselmi sono in programma simulazioni di interventi del quinto gruppo operatori subacquei e del Rescue Runner, prototipo di un innovativo mezzo inaffondabile per la ricerca e soccorso in dotazione al corpo in servizio presso la base della Capitaneria di Genova. San Lorenzo Giustiniani. Primo di cinque figli, nacque a Venezia da una delle famiglie più importanti della città, ma rimase presto orfano di padre. Ostacolato in tutti i modi dalla famiglia, scelse di entrare nella congregazione dei monaci dell'isola di San Giorgio, che vivevano di questua. Eletto priore generale del suo ordine, accettò la nomina alla sede episcopale di Castello e Grado, divenendo il primo patriarca di Venezia. Da patriarca non mutò il suo stile di vita e continuò a visitare i poveri della città, portando loro non denaro, ma cibo e vestiti. Per tutta la vita dormì sul pagliericcio tipico dei contadini veneti, che non volle mai sostituire con il letto di piume. Morì l'8 gennaio 1456 dopo aver portato avanti con rigore l'opera di riforma, meritando grande stima dai veneziani. Nella mattina di giovedì 5 settembre il governo Conte ha girato al Quirinale, sancendo la nascita del Conte Bis. Il Presidente del Consiglio è stato il primo a prestare giuramento davanti a Sergio Mattarella, poi seguito da tutti i ministri. Prestano giuramento il professor avvocato Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. I carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza e del Gruppo Tutela Salute di Napoli hanno eseguito 13 misure cautelari, tra cui 9 ordinanze di custodia e domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti accusati di truffa al Sistema Sanitario Nazionale, perpetuata tramite la gestione di un commercio illegale di farmaci oppioidi a base di ossicodone, attivo dal 2015. L'operazione, chiamata Ricettopoli, vede coinvolti tra gli accusati un medico di base e 3 farmacisti, interdetti per un anno dall'esercizio della professione. Lo smercio di oppioidi, potenti analgesici utili per placare forti dolori ma utilizzati anche come droga, era alimentato dalle ricette rilasciate dal medico e dalla complicità dei farmacisti. Sono state eseguite anche perquisizioni e sequestri in diversi farmaci di Cosenza. Allarme sanitario in Toscana. Tutte le ASL della regione si sono attivate per affrontare l'imprevisto aumento di positività al batterio New Delhi metallo beta-lattamasi, detto anche NDM, un bacillo tra i più resistenti agli antibiotici rilevato tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 in pazienti di diversi ospedali toscani. Lo riferisce la regione, specificando che il fenomeno interessa particolarmente l'area nord-ovest, dove sono 350 pazienti portatori del batterio, di cui 44 infetti. Per contrastare l'epidemia è stato varato un decreto con misure di monitoraggio e intervento. Come spiega la regione stessa, il numero di pazienti portatori dall'inizio della diffusione è costantemente monitorato. I portatori sono prontamente individuati e vengono messe in atto regolarmente le dovute precauzioni per non permettere la diffusione. La vendemmia 2019 non riuscirà a ripetere gli ottimi risultati registrati nella scorsa annata record.
Il calo si dovrebbe attestare sul meno 16%, con una stima di 46 milioni di ettolitri. Nonostante ciò, l'Italia sembra destinata a mantenere la sua leadership mondiale, visto che i due principali concorrenti, Francia e Spagna, non sembrano in grado di superarla. Il calo è da imputare soprattutto alle condizioni climatiche avverse. L'unica regione a registrare il segno più rispetto all'anno scorso è la Toscana, ma la qualità dell'uva rimane buona su tutta la penisola. Nel 2019 risultano inoltre positivi i dati del mercato estero nei primi 5 mesi dell'anno, con le esportazioni italiane che si attestano sugli 8,6 milioni di ettolitri a volume, più 11% rispetto agli stessi mesi del 2018. E Vincenzo Spadafora, deputato del Movimento 5 Stelle, il nuovo ministro per lo sport e la gioventù. Questa mattina il giuramento davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'onorevole Vincenzo Spadafora, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Archiviato il mercato estivo, la Juventus pensa già ai futuri colpi per rinforzare la rosa. Secondo il quotidiano britannico Express, i bianconeri a gennaio potrebbero tentare il colpo Willian, giocatore del Chelsea. L'ala brasiliana ha il contratto in scadenza nel 2020 e se non ci dovesse essere un rinnovo potrà iniziare ad accordarsi con altre squadre a partire proprio da gennaio. Il tecnico del club inglese, Frank Lampard, vorrebbe trattenere Willian, ma al momento non vi è alcuna trattativa tra la società e il giocatore ex Shakhtar, che potrebbe così diventare l'ennesimo affare a parametro zero per i campioni d'Italia. Sono Correa, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, i big della Lazio esclusi dal rush finale di calciomercato. Ora che la loro presenza tra i capitolini non è più in discussione, Lotito e Tare dovranno concentrarsi sui loro contratti. Il più vicino alla firma è Correa. Ad agosto ci sono stati infatti degli incontri tra il suo manager e la dirigenza biancoceleste, e ne è previsto un altro a settembre. Il suo contratto scade nel 2023, ma può essere prolungato fino al 2024. Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, aveva suscitato l'interesse di diversi club, ma nessuno si è mai fatto effettivamente avanti, e il centrocampista è rimasto felicemente a Formello. Il suo manager sarà convocato per i colloqui tra settembre e ottobre. Infine rimane Luis Alberto, i cui manager hanno già ricevuto una promessa di rinnovo. Il suo contratto scadrà nel 2022. In generale, la Lazio si è detta pronta ad accontentare i suoi top player, a patto che le prestazioni siano all'altezza delle aspettative. Nei giorni che precedono il Gran Premio di Monza, il pubblico italiano può festeggiare il rinnovo del contratto con lo storico circuito fino al 2024. È stato infatti trovato e siglato l'accordo con la Formula 1. L'annuncio è arrivato durante la festa per i 90 anni della scuderia Ferrari a Milano, congiuntamente da Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, e Chase Carey, CEO di Liberty Media. I due hanno firmato il nuovo contratto in Piazza Duomo davanti ad una folla in tripudio. Non è stato facile, ma alla fine abbiamo trovato un accordo con la Formula 1 e adesso possiamo dire con serenità che il Gran Premio a Monza ci sarà fino al 2024, afferma Sticchi Damiani, un accordo che fa felice anche Liberty Media, organizzatrice del Mondiale. Non potrei essere più contento di questo annuncio, spiega Chase Carey, perché ci sono tante altre gare nel calendario della Formula 1, ma c'è solo una Monza e un solo pubblico italiano.